al mare. Tutti al mare. A mostrare le ghiappe ghiare. Uno, due, tre, mezzo, merda, merda. Ciao. Ciao, sì. La ragazza, no? Che gli puzza il fiato. Ma una cifra, eh? Ah, ma da madre. Mamma, mamma! Oddio che puzza. Ma che è? E dai, ma... mamma mia. Dio mio. Tanto, e quando parli con me? Ti sto bene di stanza, capito? E dai. Ti prego, oggi faccio 18 anni, posso andare a discoteca? Dio. Dio, sentisse male, oh. Mamma mia. Vabbè. Fammi una cosa. Tu vai in discoteca. Ma se t'azzardi a parlare con qualcuno, io te gonfio. Sì, sì, te lo giuro. Va, va, va. Che sta prendendo la discoteca, no? Alla bella, arriva tanto tutta la discoteca. Cristina Galardini, una delle interpreti di Singolari Coincidenze, faccio Yvonne, che è una ragazza tipicamente romana, un po' coatta, come dire, un tantinello coatta, che si trova in questa stazione di Ostia a dover dividere 40 minuti di ritardo del treno con due persone, come dire, no? Un po' che lei prenderà di mira perché non sono proprio tanto normali, ecco. Perché non giochiamo nella testa che viene il treno? Brava, tranquilla! Io conosco un gioco, lo facevo sempre con mio fratello quando eravamo piccini. Un 2 3 stella. Lo conoscete? Sì. Allora, io mi attacco. La e voi però giù. Panda, panda, sì, no, però dovete arrivare in giro. Ah, no, non vai. No, non vai. 1, 2, 3, bella! Bella! Cara amore mio, oggi nel giorno della tua festa ti ho tutto nella mia testa. Ma già da quando eravamo nati, per me eravamo fidanzati. Senza di te non c'è più ritorno. Non c'è stato ritorno, mia. Io sono Anna Tognetti, nella veste del personaggio di Franca, detto anche Franchina, che mi ha molto divertito, il testo è molto divertente, abbiamo creato anche ulteriori situazioni non scritte nel copione ma che ci sono venute in corso d'opera durante le prove e soprattutto durante la messa in scena, perché grazie alla presenza del pubblico siamo riusciti a carpire delle sfumature ancora più divertenti e sono proprio contenta di aver fatto questo spettacolo. È che io prendo tanti treni, tanti autobus, tanti tram, tanti mezzi, soprattutto quando sono libera e non vado all'università. Io studio a Roma, alla Sapienza. Sapienza? Sapienza? Ah, Sapienza, Sapienza. Però sono nata a Trieste. Trieste? Ammazza, bello! Ci siamo trasferiti 10 anni fa con i miei genitori, mamma e papà. Va bene? Ciao! Io adoro prendere i treni, questi luoghi chiusi in movimento. E poi mi permettono di mandare tanti messaggi, soprattutto su Facebook e soprattutto a mio fratello Ciccio. È innamorata. Beh. E anche lui è solo nel suo mondo. Che problema c'è? L'amore non ha barriere. Eccola, ha parlato Giovanna d'Arco. Ciao, io sono Laura Monaco e nello spettacolo interpreto Miriam, che è un personaggio un po' sociopatico. Che poi dici, ma che è la sociopatia? Ecco, un po' difficile infatti, apparentemente sembra normale, poi a un certo punto c'ha degli scatti di assoluta avversione verso qualcosa che le è intorno, perché ha un problema suo. Non vi dico di più, se no non venite a vedere lo spettacolo. Ragazze, adesso sono proprio sicura. Io questo treno non l'ho mai preso, guarda! Oh, rieccolo, e basta, dai, no, mamma mia, oh! Ma che sei matta, sei? No, mi ho fatta ricoverarmi, figlia mia, oh! Ogni 2 minuti, treni al minuto, io non lo so, boh! Io non sono matta! No! Zitto! E non mi faccio ricoverare da nessuno, hai capito? Adesso io lo dico a mio fratello, e Ciccio questa sera mi picchia! Ivonne è cattiva! Beh, oh, cioè questo non era stato atteso, oh. No? Cioè questo...
questo è il manicomio! Oh,